In un certo senso non ci può essere controindicazione se ascoltiamo e ci dedichiamo al paziente. Se arriviamo con la presunzione di essere, allora lì possiamo anche fare dei danni, perché ci sono dei luoghi e delle persone che non hanno bisogno di questo. Ok? L'esempio di Brejovic, no? Se io vado da un bosniaco e gli presento Brejovic, magari questo gli tiriamo fuori tutto un malessere legato alla guerra, no? Che non è sano, no? Quindi fondamentalmente ci deve essere sempre un processo di conoscenza, di ascolto e di elaborazione di un percorso, perché sennò l'improvvisazione fa parte del metodo, no? Ma non ci si può tanto improvvisare in musicoterapeuti. È chiaro questa distinzione, no? L'improvvisazione è necessaria, no? Per poi condurre la relazione e elaborare la relazione, ma è fondamentale, no? Conoscere le tappe.